Lady Gaga vuole prendersi una pausa dalla musica. Lady Gaga vuole prendersi una pausa dalla musica. Lei, che con il suo ultimo singolo Killin ha travolto e sconvolto l'immagine mondiale della musica pop, riscrivendo le regole secondo il suo personale diktat, non ha certo intenzione di godersi un meritato riposo. Tutt'altro, i progetti sono talmente tanti che Gaga ha deciso di fare un passo indietro. E affrontarli uno per volta. Lady Gaga, così tanti progetti, così poco tempo. Nel corso della sua più recente intervista con il Billboard Magazine, Lady Gaga ha raccontato di volersi prendere una pausa dal mondo della musica. Lei, Stefani Joanne Angelina Germanotta, popstar italo-americana che ha trasformato in oro zecchino tutti i dischi in cui si è cimentata, ha sentito l'impellente desiderio di rallentare per un po' e dedicarsi a tempo pieno a se stessa. Ultimamente, infatti, la sua cagionevole salute le ha fatto capire che era giunto da un pezzo il momento di fare un passo indietro. Nel corso della sua partecipazione al Festival di Toronto, Lady Gaga ha dichiarato: "È stata una scelta molto difficile, ma anche liberatoria. E poi, non significa che io non abbia degli assi nella manica". La pop star, che attualmente si trova in giro per il mondo per il suo Joanne World Tour, ha lasciato intendere che la pausa è solo temporanea e che, comunque, non la vedrà mai scomparire di scena del tutto. Solo pochi giorni fa aveva dovuto riprogrammare il suo concerto a Montreal per aver cantato sotto la pioggia a New York, buscandosi un brutto malanno. Per farsi perdonare però, Lady Gaga ha pensato bene di offrire la pizza ai fan che erano andati a trovarla davanti al suo albergo. Lady Gaga, una vita sentimentale travagliata. Solo pochi giorni fa Lady Gaga aveva rivelato la vera storia dietro la fine della sua relazione con Taylor Kinney, bruscamente conclusasi nel 2016 e che l'aveva lasciata distrutta, a pezzi, a pochi mesi dal matrimonio. Io e Taylor litighiamo spesso, e questa cosa non mi piace per niente. Il mio margine di sopportazione per le stronzate degli uomini, beh, non esiste più. In una relazione bisogna andare avanti insieme". La spiegazione viene successivamente chiarificata con una serie di affermazioni molto forti, che lasciano intendere quanto sia difficile essere una donna di successo e, al tempo stesso, godere di una relazione equilibrata. "La mia vita sentimentale è appena implosa. Quando ho venduto 10 milioni di dischi ho perso Matt. Quando ne ho venduti 30 milioni, ho perso Luke. Ho fatto un film, e ho perso Taylor. È come un contrappasso. È la terza volta che mi si spezza il cuore in questo modo. Attualmente, però, a curarsi di lei ci pensa Christian Carino, il suo nuovo fidanzato, per cui la pop star non ha perso tempo a proclamare un amore infinito. I due sarebbero già al punto di volersi sposare, e attendiamo la Gaia conferma col fiato sospeso.